Via libera. Sono la dottoressa Himes. Mi hanno trovata. Dannati Batarian. Li sento girarsi là fuori. Cercano di trovare un modo per entrare. Pare che stiano attaccando qualcosa alla porta. Se non dovessi farcela, diti ai miei familiari che li amo tutti. Comandante, abbiamo un segnale di soccorso in arrivo. Te lo passo subito. Mayday! 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 Qui è il tenente Marie Durand, 14° reggimento fanteria, 10ª divisione di frontiera dell'Alleanza. La postazione d'ascolto è stata attaccata da forme di vita ostili non identificate. Richiediamo l'evacuazione immediata. Thank you.
Tenente Duran, signora. Terza brigata, 14° reggimento fanteria. E sono davvero lieta di vederla. Ci è giunta voce che avete bisogno di rinforzi. In realtà vogliamo andarcene al più presto da qui. Ma temo che nella sua nave non ci staremmo tutti. Siamo qui da qualche mese. Riceviamo rifornimenti ogni 2 settimane. Finora non avevamo visto forme di vita più pericolose di semplici licheni. Ma ieri degli strani animali hanno iniziato a sbucare dal terreno. Non so da dove vengano. Questo è tutto ciò che rimane dei miei 90 uomini. E io sono l'ufficiale comandante. Abbiamo una nave in orbita. Potremmo bombardarli. Non servirebbe a niente. Si muovono sottoterra, a grande profondità. E quando salgono in superficie, ci sbucano proprio sotto i piedi. Un bombardamento spazzerebbe via anche noi. Mi puoi spiegare cosa ci fate in questo posto? In questo ammasso c'è stata un'intensa attività di pirateria. Abbiamo creato una rete di postazioni d'ascolto nei sistemi locali, nel caso ci fosse una base nemica. Non sono animali, ma esseri senzienti. A scuola non ti hanno insegnato niente? Si chiamano Rakni. Mai sentiti nominare, e neanche mi interessa. Quello che abbiamo appena combattuto era solo un gruppo di ricognizione. Secondo i nostri sensori sismici ne stanno arrivando molti altri dal sottosuolo. Abbiamo al massimo 5 minuti. In condizioni normali potremmo riuscire a respingerli. Ma come vede, l'ultima battaglia ci ha conciati piuttosto male. Fate il possibile per difendere la posizione. Noi penseremo a riattivare qualche vostro sistema difensivo. Affermativo, comandante. Avete i vostri ordini. Radunate tutti i caricatori e le granate che riuscite a trovare. Bevete e andate a pisciare finché potete. E se qualcuno vuole fumare, lo faccia adesso. All'attacco! Resisteremo. Non possiamo andarcene, eh? Forza, all'attacco! Io direi di andarcene subito da qui.
Per la miseria, signora! Questa volta c'è mancato un pelo. Sta bene? Non preoccuparti per me. Tu stai bene? Mi reggo ancora in piedi. Ma stiamo combattendo da 26 ore filate. Tra poco crolleremo tutti. C'è un'ultima cosa che dovrei dirle. 3 giorni fa abbiamo perso il contatto con una nostra postazione d'ascolto. Non so se si tratta di una coincidenza, di un'incursione pirata o quant'altro. Ma se vuole darci un'occhiata... Andremo a controllare. Non so perché ci siano dei racni a briglia sciolta da queste parti, ma intendo scoprirlo. Signora, stiamo ricevendo un segnale da un velivolo di ricognizione geologica. Rileva una grande cavità a circa 500 metri sotto la superficie. Bene, proprio quello che cercavamo. Devono venire tutti da lì. Ma i miei uomini non sono in condizione di eseguire un'operazione di pulizia. Che genere di resistenza vi aspettate? Magari lo sapessi. Speriamo di averli indeboliti abbastanza. Ma bisognerà combattere corpo a corpo. E nel loro territorio. Se vuole provarci, le daremo subito le coordinate. Ma aspetta a lei decidere. Ci ha salvato la pelle, comandante. Grazie. Raggiungo la posizione. Thank you.
ricarica in corso. Sono in debito con te. La vendetta!
Lei è un soldato fenomenale.